sta andando. Scusa, non dobbiamo fare il test drive? Ma non con questa, col Peugeot! Ma no! O sarà una 50K o... Oh, porca miseria. Eccoci qua ragazzi, siamo qua nella valle di San Zeno Lambo, in provincia di Milano, a presentare alle mie spalle il Peugeot 207, ma anche qua, a fianco. Ciao Deborah, sei pronta per il test drive? Eh? Ottimo. Allora, mi avvicino un attimo perché vi devo dire delle cose un po' segrete. Allora, dopo che mi sono tritato, avete già capito che cosa? Le carote, sono tritato le carote, con una serie di... lavori di qua, fai di là, conclusione finale è lo scarico Ragazzon. Chi mi segue dai social tipo Instagram ha visto già il video del sound, fatto anche una mappa. Vi faccio vedere anche un po' il cofano, abbiamo risolto tutte le problematiche di questa Peugeot 207 GTI Series Le Mans, che ha il motore, anche quella stesso motore della Mini. Andiamo a aprire il cofano così vi faccio vedere. Allora, andiamo a vedere un po' il Peugeot 207 GTI. Come vedete, esteticamente si presenta praticamente pari all'originale, non si vede nient'altro che la meccanica, è stato utilizzato anche, abbiamo fatto anche un bellissimo video, la pop-off di Bonalume, per poter migliorare chiaramente anche il discorso della turbina che è stata rifatta, e quello che ci interessa è la conclusione di tutti i lavori, quindi anche il problema delle perdite, il problema del surriscaldamento, il problema che il catalizzatore si intasava, perché è veramente una macchina particolare. Ho voluto fare una roba così, così, proprio così, 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 via. 100 celle? 200 celle? Chi se ne frega delle celle? Abbiamo fatto il catalizzatore aperto. Grande ragazzo. Ma chi se ne frega? Andiamo a provarla, ragazzi. Venite in macchina con me, anzi, anche Deborah, vai. Aiuto. Oh, ma dove cazzo stai andando? Roby, io devo fare il regista. Ah, ok, vabbè. Allora, finalmente siamo arrivati al test drive, Deborah. Finalmente, ciao ragazzi. Io volevo capire se, se effettivamente questa qua è una macchina a 50K come piace a te. Non tanto, eh. Questa qui va bene per una passeggiata di giorno. Così? Ma voglio sapere questo tuo pensiero. Un ragazzo viene con una Peugeot 207 GT Series Le Mans, come questa, bella bianca. Tu ci esci insieme a un ragazzo del genere oppure non va bene? Vabbè, io ce l'ho una macchina così, ho una macchina bianca Peugeot. Quella del nonno? Sì, esatto. Okay. Che non è proprio il 207 GT? No, non è... Okay. La versione è quella un po' più, sì, da nonno? Esatto. E il resto invece come ti sembra che... Come la vedi questa macchina un po' particolare? Mi sembra che abbia potenza. Mm-hmm. Sente proprio... Guarda come scoppietta. Senti come chiama, Phil. Interni, mi sembra che non è proprio da nonno gli interni. Interni sportivi. Belli sportivi, spaziosa, devo dire. Tanto che tu, io faccio le curve, eh? Quindi, interni ok, c'è la radio con l'USB, no, forse no. Abbiamo anche il climatizzatore, cosa manca? Manca più niente a sta macchina, no? I controlli ce li abbiamo. Ti gusta o non ti gusta questo veicolo, questo 207 GT? Abbastanza. Abbastanza, quindi l'abbastanza mi sa che allora dovremmo sicuramente migliorare i prossimi test drive, giusto Debbie? Sì. Con macchine con, diciamo, un po' più cavalli o un po' più K, quindi costa di più? Preferisci più cavalli o più K? Più K. Ecco, sapevo io. Sei proprio un materiale, vabbè comunque. Materialista, sì, me lo dicono. Ahia. Bene. Allora Debbie, quindi... Ci rivediamo? Sì, assolutamente. Ci rivediamo nel prossimo test drive. Oh, abbiamo finito
questo giro in campagna siamo andati a fare la spesa, siamo andati poi al supermercato, poi nel supermercato abbiamo preso il pane, poi dal pane mi mancavano le 6 uova per fare una torta stasera e quindi abbiamo finito il test drive. Deborah, spero che sei rimasta soddisfatta? Non è che proprio c'è la faccia da soddisfatta, Sapevo io che tu volevi che il tuo uomo deve venire con una macchina almeno da 50k. 50k è il minimo, 50k, minimo 50k. Quindi questa appunto per non arriva a 50k perché la macchina è in vendita su Automobili Edi Group. Quindi, aspetta che magari non lo sapete, su Facebook, Aspetta che mi metto così, guarda. Su Facebook mettete il like, mi raccomando, seguite tutte le macchine che abbiamo, Ok. Quindi, Automobili Edi Group... Potete anche, c'è anche su subito.it, su subito.it e su marketplace di Facebook. Mi scrivete, mi contattate, commentate sotto, così vi dico il link e tutte le informazioni di tutto quello che abbiamo combinato su questo 207 GT Series Le Mans, che dovrebbe essere forse un 2008, forse l'annata, so. Un anno in più, un anno in meno, non è che cambia tanto. 200.000 km con una serie di lavori tutti certificati con fotografie e anche video. Come sempre, Roberto Gaudieri Channel, RGC il mio hashtag, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, seguite sempre le mie dirette live il mercoledì alle 18.30 e quindi noi qua siamo a San Zero Lambo in via Primo Maggio al Civico 16. Ragazzi, ciao da me e da Debbie. Ciao!